Tatiana, è arrivato il gol. Intanto partiamo da questo. Sono molto felice ovviamente per il gol, più che altro perché alla fine poi è servito veramente tanto per la mia squadra perché loro ci hanno recuperato di un gol, quindi insomma finire 2-1 giustamente a noi servivano i 3 punti e quindi sono più contenta perché è servito la mia squadra. Tra l'altro è arrivato il gol dell'ex, come spesso accade nel calcio, sia nel maschile che nel femminile. Sì, si dice sempre così, infatti ho fatto gol io che sono un'ex del Tavagnacco, l'ha fatto anche Esatto. Sofia, che è un'ex della Fiorentina. E, insomma, magari queste partite per l'ex hanno un sapore diverso perché comunque si è fatto un percorso insieme a determinate squadre e quindi uno si impegna ancora di più anche se io poi alla fine mi impegno ad ogni Sempre. partita in modo uguale. Comunque, lo abbiamo detto anche con Mister Cincotta, sono arrivati 3 punti, erano fondamentali dopo lo stop casalingo con la Roma. Adesso la Fiorentina è tornata a 6 punti insieme alle altre big del campionato e domani siamo tutti davanti alla televisione per vedere Mamma Juventus, mia. Florenzia, San Gimignano e soprattutto il derby Inter Milan. E secondo me noi siamo dove meritiamo di stare. E la prima partita, cioè la seconda, ovvero contro la Roma, è stata un po' una partita anomala, però avevamo espresso un buon gioco e quindi diciamo che ci è rimasto un po' l'amaro in bocca e volevamo giustamente farci, tra virgolette, perdonare, soprattutto io, quindi insomma sono arrivati 3 punti, ma penso che ce li meritiamo e quindi dobbiamo proseguire per questa strada. Complimenti per il gol Grazie. innanzitutto, che è importantissimo appunto perché sul 2-1 si poteva chiudere anche prima, se ne parlava anche col mister, quindi abbiamo visto moltissime occasioni sprecate, purtroppo, perché quindi il risultato poteva essere molto più largo. Ecco, ti volevo chiedere quali sono gli errori da evitare e magari chiudere prima le gare, perché insomma negli ultimi minuti abbiamo un po' patito, avete un po' sofferto anche il ritorno delle avversarie. Sì, infatti per tutte le occasioni che noi riusciamo ad arrivare sotto porta, in effetti stiamo finalizzando poco, però stiamo lavorando molto in allenamento e ci stiamo impegnando, quindi sicuramente cerchiamo di arrivare in partita e farne il più possibili. Poi chiaramente ci stanno tante cose in una partita, magari un po' la tensione dei 3 punti o qualsiasi componente poi che fa parte del calcio, quindi cercheremo comunque sia di far meglio perché anche noi vogliamo fare tanti gol. Ora ci sono 20 giorni di fuoco, Sassuolo, Supercoppa contro la Juve e Milan in casa. Qual è secondo te la partita più difficile da qui al 2 novembre? Vabbè, sono un po' tutte difficili perché è un momento delicato, cioè delicato nel senso che ci stiamo scoprendo tra di noi anche perché parecchie sono nuove, quindi per amalgamare questo gruppo ci serve un po' di tempo, però io sono convinta che siamo sulla strada giusta e la partita insomma più attesa mi sa, cioè credo che sia la Supercoppa e per dirti io già ci sto pensando e non vedo l'ora Per di dirti. scendere in campo. E però, torno a dire, ogni partita è importante, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo il sabato perché poi con le soste che abbiamo anche avuto non fanno neanche troppo bene, cioè uno vorrebbe giocare subito la prossima partita. Conta più il campionato, questa Supercoppa che è comunque una partita secca e insomma un valore un attimino diverso in questo momento. Ma per noi vogliamo raggiungere ogni traguardo possibile, quindi è tutto importante. E pensiamo partita per partita, quindi sabato prossimo abbiamo il Sassuolo e poi avremo la Juventus, quindi penso che è giusto pensare prima al campionato, però poi concentrarsi al 100% sulla Supercoppa perché è una partita comunque secca e quindi se dentro sei fuori, o alzi la coppa o non l'alzi, quindi ovviamente hanno partite con un sapore diverso. Bene.